Allora, Obama insegna che dal basso si può cominciare a cambiare, si può cominciare, possiamo prendere esempio con la rete dal basso, creare rete tra noi, rete vuol dire rete di informazioni, creare rete sull'energia, creare rete sulla conoscenza, le sinapsi di tutti si collegano. Se noi riusciamo a partire dal basso, ci sono le amministrative nel 2009, le amministrative si fanno delle liste civiche, il blog controllerà che non ci siano cariche pendenti, fedine penali, gente iscritta a partiti, non li vogliamo, vogliamo gente giovane, di 30, 40 anni, che smanetta sul computer, che vada dentro i consigli di amministrazione, e quando verranno eletti nei consigli di comunali, saranno eletti, non li potranno più sbattere fuori, allora voglio vedere, e quando ne entra uno di questi ragazzi, crea il disastro, perché crea il flusso di informazioni, la trasparenza, quella che manca oggi su qualsiasi cosa. E allora, signori, sono anni, 4 anni, io venivo qua nel 97 per il processo dell'ENI per il triangolo della morte, ve lo ricordate? Sermide, Ostiglia, Sermide, Mantova, io sono venuto al processo dell'ENI che è stata condannata, c'era il grandissimo, straordinario, da solo, è morto da solo, ingegner Rinaldi, sarà morto 4 anni fa, lo vorrei ricordare con un applauso perché è stato un uomo fantastico. Faceva dei culi così a tutti gli MLN della Bella. Bene. Bene. Adesso vi presento voi, dei concittadini, sono il meetup, si fanno chiamare amici di Grillo, gli sbattono tutte le porte in faccia quando sentono il mio nome, è chiaro. Hanno una vita infelicissima. Sono ragazzi che nel loro tempo libero dedicano il loro tempo libero alla vostra città e voi non li conoscete neanche. Sono fantastici, lavorano sull'acqua, sul tenere sott'occhio la privatizzazione dell'acqua, lavorano sulla mobilità. La mobilità, signori, la mobilità non è fare un'autostrada, la mobilità è un'altra cosa, la mobilità del futuro è muoversi il meno possibile. Non devi andare a lavorare in ufficio con la macchina, l'ufficio viene a casa tua, abbiamo le tecnologie. Allora abbiamo delle cose meravigliose, i 4/5 del traffico, se tu fermi uno in coda e gli chiedi dove vai, non lo sa neanche lui. I 4/5 del traffico siamo noi che facciamo delle cazzate in giro che potremmo fare con un terminale, una linea veloce in casa. Allora la Westfalia, 2,5 milioni di persone, che cosa hanno fatto? Un software nel comune, un software, non hanno fatto autostrade, hanno ridotto il traffico di 2,5 milioni di pendolari in Westfalia con un software nel comune. L'operaio, l'impiegato dava col telefonino l'orario di andata e l'orario di arrivo e il software elaborava un orario di mettere 4 persone in una macchina con un appuntamento in un luogo preciso e ti potevi anche scegliere il compagno di viaggio, non so se era un maniaco sessuale come tuo papà, magari trovare uno che, no, scusa, no, non volevo, mi vengono così, oppure uno che parla di calcio. Potevi fare amicizia, bene, con 15 euro ogni 1,000 abitanti hanno ridotto dei 4/5 il traffico di 2,5 milioni di persone. Ci sono gli esempi, è la tecnologia che va avanti, non le lamiere, le tonnellate di lamiera. Questa gente parla di queste cose, parla di connettività, parla di WiMAX, parla di pannelli solari, energie alternative, rifiuti zero, non farli, farli il meno possibile, e quelli che si fanno, raccolta differenziata, spinta porta a porta, fanno queste battaglie.